Questa sera abbiamo una lezione che credo sarà molto interessante del professor Vellano sui rapporti tra neoliberismo, tra liberismo e quello che succede realmente nei rapporti commerciali internazionali. Una prova dei fatti, della situazione, perché è chiaro che secondo la teoria i rapporti commerciali dovrebbero essere assolutamente aperti, però in una fase di crisi tutti i governi, anche quelli che si proclamano liberali, e non tutti si proclamano liberali purtroppo, ma comunque anche quelli che si proclamano liberali, tendono come prima cosa a difendere i propri cittadini. Abbiamo visto anche recentemente, sia l'Europa, l'Italia hanno alzato barriere con la Golden Power, cioè col potere di ostacolare l'ingresso di società estranee nel proprio mercato, principalmente nel mercato immobiliare delle società quotate. Hanno alzato barriere per evitare che ci sia l'invasione dello straniero, soprattutto quando lo straniero si trova in una posizione dispari rispetto alla nostra, quando lo straniero viene da un paese nel quale non soltanto la ricchezza, ma il potere economico è evidentemente molto più forte del potere ricevente. Lo vediamo soprattutto con la Cina, che dispone di molti soldi per fare acquisizioni in un momento nel quale la ricchezza delle nazioni dove si vanno a acquisire le imprese sta calando e quindi c'è più bisogno di soldi e quindi si è disposte anche a vendere. Anche a causa della pandemia, quindi anche a causa delle contingenze economiche in corso, si è disposta anche a vendere a prezzi bassi o a prezzi addirittura vili. E allora tutto questo, da un punto di vista di opinione pubblica, è visto come un pericolo per la nazione che vende le proprie imprese, è visto come un'opportunità per la nazione che acquista, ma sicuramente non risponde. Adesso ci spiegherà meglio il professor Michele Vellano, che è un illustre cattedratico dell'Università di Torino. Non corrisponde ai principi generali in base al quale chi è in grado di comprare compra e chi vuole vendere vende. Allora, tutto questo che giace in un humus molto particolare a causa anche di quello che sta succedendo non solo sui mercati ma nelle economie nazionali in una fase di crisi conclamata, risponde ai principi, non risponde ai principi, cosa sta succedendo, cosa potrà succedere, come si troveranno le economie mondiali e le imprese delle varie nazioni un domani, tra un anno o 2 anni, quando questa fase sarà tramontata. Sono domande interessanti da una parte e inquietanti dall'altra, a cui oggi tocca rispondere al professor Vellano, che sarà sicuramente in grado di darci una chiave interpretativa che consenta con l'armamentario delle ideologie, del nostro modo di vedere le cose, di capire come andrà il futuro e di vedere se questo futuro sarà un futuro compatibile col nostro modo di pensare. Allora, ringrazio tutti, ringrazio principalmente il professor Michele Verrano e do a lui la parola. Grazie. Grazie mille, professor Vegas, di questa introduzione e grazie anche per la presenza oggi pomeriggio, come ringrazio anche tutti i partecipanti che sono all'ascolto. Direi che sostanzialmente svolgerò il mio intervento basandomi anche su delle slide che adesso andrò a condividere nello schermo. E anche, diciamo così, facendo rinvio ad un articolo che è recentemente comparso, pubblicato appunto a esito di questa ricerca, di questo approfondimento che conduco già da diverso tempo e che trovate sulla rivista Diritto del Commercio Internazionale, proprio appena da poco uscita, e che è dedicata in particolare al coinvolgimento dell'Unione Europea, nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Così come consuetudine, io svolgerò il mio intervento per introdurre gli argomenti e per sviluppare alcune considerazioni al riguardo e poi lasceremo un tempo congruo perché voi possiate fare delle domande o fare delle considerazioni o commenti che credo potranno arricchire un po' diciamo, l'interesse di questa nostra conversazione. Tra l'altro, mi giovo della circostanza che se il programma è stato confermato,
purtroppo non mi sono potuto collegare, ma vedo dal programma che lunedì risultava appunto una conferenza dedicata all'amministrazione Trump, e questo direi ci aiuta, perché in buona sostanza le considerazioni che andremo a svolgere hanno molto a che fare con l'amministrazione Trump, evidentemente. Ora, appunto, mi introduco all'argomento facendo ancora una premessa, cioè quella che chi vi parla è un professore universitario di diritto dell'Unione Europea con, diciamo, con un trascorso anche di diritto internazionale, quindi un giurista. Evidente che questi temi che sono in realtà trasversali, nel senso che hanno una importanza, un rilievo dal punto di vista giuridico, ma indubbiamente hanno anche una portata di stretta natura economica, e quindi in qualche modo possono anche essere raccontati secondo un linguaggio, una prospettiva leggermente o significativamente diversa. La mia prospettiva, il mio linguaggio, evidentemente, quindi non è in senso assoluto tale da coprire completamente la tematica per le sue implicazioni anche dal punto di vista economico, ma è piuttosto invece un'analisi di tipo giuridico, eminentemente giuridico, ma come vedremo che non si sottrae anche a alcune questioni di fondo che sono state evocate nell'introduzione, che hanno una portata o economica o anche politica o cosiddetta delle relazioni internazionali. Ora, a mio modo di vedere, questo tema ha e riveste un grande interesse, oltre che una grande attualità, perché in effetti mette in luce come sia tutt'oggi in atto, potrebbe sicuramente in modo più che evidente nel 2018-2019, prima che scoppiasse la pandemia, ma possiamo ragionevolmente ritenere che lo sia ancora e lo sarà soprattutto quando, come tutti auspichiamo, rientrerà almeno in maniera importante il fenomeno della pandemia, e cioè una contrapposizione tra modelli che potremmo definire di commercio, di economia, ma anche di politica. E questi modelli, evidentemente, che si contrappongono sono il modello che io definisco appunto neoliberista e il modello invece sovranista. E quindi in buona sostanza quello che andremo in qualche modo a verificare nella nostra disamina è che il fenomeno del commercio internazionale è stato fortemente attraversato soprattutto appunto dal 2018, dal 2017-2018, da questa contrapposizione tra modello neoliberista e modello sovranista. Cosa, che circostanza questa che pareva superata in realtà nel recente passato, perché il modello neoliberista, modello diciamo del multilateralismo del commercio, pareva in effetti ormai dominante in maniera incontrastata nel nostro sistema pianeta. Tanto è vero che anche le ultime resistenze connotate dal punto di vista ideologico non si contrapponevano adesso significativamente, pur magari non arrivando a ovviamente abdicare dal punto di vista formale. Mi riferisco a stati come ovviamente la Repubblica Popolare Cinese, ma anche per esempio la Repubblica Vietnamita o poche altre che ancora in qualche modo sono alfieri e artefici di un modello che però non ha più, come dire, non è più visto, non è più in opposizione a quello neoliberista. Tanto è vero che questi paesi sono entrati a far parte uno dopo l'altro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la World Trade Organization, come diremo meglio più avanti, e quindi sono organicamente inseriti in questo contesto. Ne sono attori molto significativi, anzi sono attori protagonisti in questi ultimi anni, e lo sono anche dal punto di vista ovviamente della competizione economica, ma anche quello che mi interessa più sottolineare come condivisori dei meccanismi giuridici che il neoliberismo ha attrezzato proprio per gestire il commercio internazionale. Quindi non contestano più il sistema, ne sono parte, lo utilizzano, e lo utilizzano soprattutto anche dal punto di vista giuridico.
Il paradosso di tutta questa situazione quindi è che nel 2018 in particolare, ma in realtà potremmo anche tornare indietro di qualche mese o qualche anno da questo punto di vista, l'attacco per così dire al sistema neoliberista multilaterale che diciamo così si era e si è in qualche modo posto in una condizione di assoluta preminenza o assenza di contrasto, viene messo in discussione proprio dal massimo stato artefice dello stesso, e cioè gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America che con la svolta dell'assunzione del potere a seguito delle elezioni di primo mandato di Trump prende una direzione, diciamo così, diversa da quella tradizionale e decisamente invece nella direzione appunto di dare molto più spazio e soprattutto priorità agli interessi nazionali, anche dal punto di vista economico, quindi non solo dal punto di vista tradizionalmente militare o politico, ma dal punto di vista economico. D'altra parte a tutti noto, e immagino appunto se ne sia parlato anche nella precedente conversazione, America First è proprio, diciamo così, l'affermazione di questo concetto. Questo ha prodotto, diciamo così, un effetto di diffusione abbastanza esteso anche in altri paesi e quindi in senso generale il sistema neoliberista è stato in una condizione molto a rischio di sopravvivenza proprio in quest'ultimo frangente. Dimostrazione ne sia, e ci torneremo, che proprio l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ad esempio con riferimento sul sistema di soluzione delle controversie ed ancora più in particolare del suo organo d'appello, che è la massima istituzione giuridica per risolvere le controversie internazionali, nella sua composizione non è stato volontariamente rinnovato fino ad essere praticamente esautorato delle sue funzioni, perché tutti i vari componenti sono andati a scadenza e non sono stati sostituiti per il veto degli Stati Uniti. Questo a dimostrazione come il sistema, proprio il sistema dal punto di vista della sua organizzazione giuridica, è stato messo sotto attacco. Da chi? Dagli Stati Uniti. E questo è certamente un paradosso. È inutile sottolineare come se, la circostanza, in ipotesi che le elezioni di secondo mandato avessero avuto un esito diverso da quello che si è realizzato, ci troveremmo a maggior ragione ancora in una situazione che proseguirebbe tipicamente in una direzione che abbiamo detto di contrapposizione. Ora, come sappiamo, le cose sono andate diversamente, ma dico subito che in realtà la nuova amministrazione di Biden, almeno al momento, è vero che è passato poco tempo dall'elezione, ma al momento non ha sul piano delle relazioni economiche internazionali ed in particolare con riferimento ai rapporti con la Cina, dato una svolta di tipo diverso o magari come ci sarebbe aspettati, almeno in parte o se non del tutto opposto a quello dell'amministrazione Trump. Come a dire, sul versante dell'economia e del commercio internazionale, per adesso gli Stati Uniti sono ancora in una posizione allineata con quella che Trump ha lasciato in eredità al suo successore. Quindi le considerazioni che noi andiamo a fare adesso sono ancora attuali fondamentalmente, fino almeno quando ci dovesse essere un cambio di rotta significativo, cosa che al momento non si intravede. Potrà esserci, è auspicabile che avvenga, ma non c'è ancora all'orizzonte. Allora, fatta questa premessa che ci serve un po' a capire in che contesto ci troviamo e in che contesto andiamo a fare le nostre riflessioni, inizierei a condividere con voi le slide e nello specifico appunto
il tema appunto che riguarda la guerra commerciale. Allora, prima di entrare nell'attualità e di soffermarci sul caso specifico che riguarda la guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina, ma come vedremo non solo della Cina, può valer la pena appunto fare alcune considerazioni molto sintetiche, peraltro, su che cosa sia e quali siano le caratteristiche soprattutto di una guerra commerciale. Allora, la prima considerazione che va fatta e viene fatta è che c'è una evidente similitudine, che innanzitutto terminologica, che evoca il concetto di guerra, sia pure appunto declinandola in termini di guerra commerciale. Le similitudini rispetto all'evento classico, alla guerra bellica, all'evento bellico tradizionale, in effetti sussistono sotto una serie di profili che adesso andiamo a vedere. È ovvio che è fin troppo evidente che naturalmente i due fenomeni viaggiano in termini distinti, anche se come dire, alcuni osservatori hanno messo in luce come la guerra commerciale, se portata alle sue estreme conseguenze, può diventare il presupposto di una guerra tradizionale, evidentemente, perché, come avremo modo di vedere, questo può generare in definitiva una situazione di contrapposizione che mette una, almeno se non entrambe le parti, di fronte a delle scelte estreme. In realtà, io per primo sottolineo come l'ipotesi di degenerazione di una guerra commerciale in una guerra tradizionale non sia per nulla scontata né per nulla, diciamo così, ovvia. Anzi, questo perché la guerra commerciale, come ci apprestiamo a dire, spesso e volentieri tende ad arrivare a un punto limite da cui poi tende a regredire. E questo per delle ragioni che sono ragioni essenzialmente economiche. Allora, quando parliamo di guerra commerciale, dobbiamo intenderci innanzitutto sul fatto che la guerra commerciale viene qualificata in questo modo su certi presupposti. Uno di questi è che non abbia, diciamo così, una ragione specifica e individuale di contrapposizione, diciamo così, tecnica, che pure può esserci nella gestione delle relazioni commerciali tra due stati. Mi spiego meglio. Situazioni, diciamo così, di censure reciproche nella condotta degli stati rispetto alla gestione del commercio internazionale, quindi all'ingresso di merci da paesi terzi, o ad esempio anche appunto a limitazioni negli investimenti esteri sul proprio territorio, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Ma questo di per sé non è una guerra commerciale, è una disputa internazionale commerciale. Quindi un qualche cosa che certamente ha dei crismi di patologia, ma allo stesso tempo è una situazione assolutamente ricorrente nell'ambito delle relazioni commerciali. Questo tipo di dispute sono dispute che sono destinate appunto a essere risolte innanzitutto dagli stati che sono coinvolti, o se questi non riescano vengono portate davanti a un'istanza semi-giurisdizionale in un contesto multilaterale e quindi nel caso specifico davanti al sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che poi, come molti di voi sapranno, ha sede a Ginevra ed è un'organizzazione esattamente preposta a risolvere le controversie commerciali. E per darvi un'idea, nell'arco, per esempio, la nuova Organizzazione Mondiale del Commercio, come la conosciamo oggi, è nata nel 1995, quindi esiste ormai da 35 anni, e sono state portate davanti all'attenzione di questo sistema di soluzione delle controversie circa 580 dispute commerciali, quindi un numero, come potete cogliere,
non rilevantissimo se paragonato alle controversie ovviamente che si discutono davanti ai tribunali ordinari, ma di una certa rilevanza, comunque numerose, se pensiamo al tipo di contenzioso che mette comunque in contrapposizione degli stati, non delle imprese o degli individui, degli stati, perché davanti al sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio vanno gli stati, non vanno né le persone fisiche né le persone giuridiche. Ma quelle sono controversie commerciali internazionali, ripeto. La guerra commerciale è una cosa diversa, anche se, come avremo modo di vedere, anche quella alla fine finisce davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché alla fine è l'unico modo che hanno gli stati se vogliono cercare di riportare la legalità nel sistema delle relazioni commerciali. Quello che caratterizza la guerra commerciale internazionale è il fatto che chi la scatena, chi poi risponde, sia sostenuto da delle motivazioni che sono motivazioni o diciamo di carattere economico generale, potremmo dire macroeconomico, o è di carattere politico. Questo è il punto che fa la differenza, cioè in pratica l'amministrazione, il governo di uno Stato, a fronte di una situazione che dal suo punto di vista è insoddisfacente, dal punto di vista cioè dei numeri nel termine di importazioni e esportazioni, perché di quello parliamo quando parliamo di commercio internazionale, decide che le cose vanno cambiate. E vanno cambiate però, e qui fa la differenza, non come pure sarebbe teoricamente possibile, cioè attivando dei meccanismi virtuosi che mettono in gioco la competitività del proprio sistema per cercare di renderlo più performante e quindi tale da riconquistare quote di mercato all'estero e viceversa rimanere impermeabile, diciamo così, a flussi in ingresso. Bensì, come vorrebbe il classico liberismo, ecco, da questo punto di vista, bensì intervenendo in maniera, come dire, organizzata e generalizzata con dei sistemi che hanno evidentemente quale scopo in ultima analisi? Quello di possibilmente ridurre l'ingresso di flussi in entrata dall'estero e allo stesso tempo mantenere inalterati o al limite invece a crescere i flussi in uscita. Questo è sostanzialmente il proposito. Non è un proposito sotto questo profilo, come vedete, minimamente distruttivo in senso proprio, e questo c'è una differenza rispetto a una guerra guerreggiata secondo i canoni tradizionali. Però non dobbiamo neanche, come dire, pensare che la guerra commerciale non faccia vittime, ecco, per fortuna non fa vittime in vista delle persone fisiche, o non ne fa più perché ormai per fortuna non arriva tanto, però fa dei danni, questo sì, fa dei danni perché fa danni alle economie degli altri stati, anche danni molto pesanti, perché sono danni che si producono essenzialmente in termini di disoccupazione e quindi sostanzialmente di impoverimento degli altri stati nel tentativo evidentemente di arricchire in viceversa la propria popolazione, la propria cittadinanza, perché poi alla fine di questo parliamo. Quindi proseguendo nel cercare di dare delle connotazioni più precise possibile, diciamo anche che le guerre commerciali normalmente sono bilaterali, cioè uno Stato agisce contro un altro Stato. Non è detto però che queste guerre, soprattutto se sono supportate appunto da una visione molto ideologica, non possano anche essere combattute contemporaneamente nei confronti di più soggetti. Ovviamente è una scelta rischiosa questa, perché torniamo alla similitudine con la guerra guerreggiata. Io non è forse completamente saggio di aprire più fronti contemporaneamente, perché il rischio è che poi mi indebolisca e quindi possa essere poi, risultare sconfitto. Tuttavia,
ed è il caso della guerra commerciale oggetto della nostra analisi, cioè quella del 2018 in poi, per esempio gli Stati Uniti hanno iniziato la guerra commerciale contemporaneamente, cioè quasi contemporaneamente, in realtà in successione nell'arco di 6 mesi, prima nei confronti della Cina e poi nei confronti dell'Unione Europea e in parte nei confronti del Messico e del Canada, e in misura minore nei confronti di altri stati. Resta sicuramente evidente, sia per diciamo così l'incipit, sia anche però proprio per diciamo i contenuti dell'offensiva scatenata dall'amministrazione Trump, che il destinatario principale di questa iniziativa è e resta la Cina. Secondo elemento che caratterizza la guerra commerciale, oltre a questo tema della bilateralità, è anche l'effetto cosiddetto della ritorsione. Cioè, e qui in effetti c'è una similitudine di nuovo con la guerra guerreggiata. Perché? Perché lo Stato che si vede, diciamo così, intanto che cosa significa fare attivare una guerra? Significa sostanzialmente prendere, dicevamo, dei provvedimenti che sono mirati a limitare l'ingresso delle merci provenienti da altri stati, in questo caso dalla Cina. E qual è lo strumento che si può utilizzare da questo punto di vista? Lo strumento della restrizione, dell'imposizione di dazi aggiuntivi e resta la modalità più immediata e diretta che sortisce questo effetto, perché è evidente che aumentando l'imposizione del dazio in maniera significativa, considerate appunto che i dazi sono stati aumentati nell'ordine del 25%, del 10%, poi ulteriormente accresciuti nei confronti delle importazioni di acciaio e alluminio dalla Cina come primo provvedimento che ha scatenato questa contrapposizione, è il modo più immediato e diretto appunto per tentare di limitare l'ingresso delle merci dall'estero. Ovviamente qual è, diciamo così, l'obiettivo, o meglio, anche in questo caso, l'obiettivo perseguito? È quello di, in questo modo, favorire la produzione nazionale, posto che esista, posto che in effetti lo Stato in questione abbia questa produzione nazionale. Questo è il presupposto evidente. Nel caso degli Stati Uniti, effettivamente l'industria produttrice di acciaio e alluminio esiste, era un grave, diciamo così, difficoltà dal punto di vista della competitività con quella in arrivo dalla Cina, e questo era sostanzialmente l'obiettivo. È chiaro però che di fronte a questo tipo di provvedimenti, il destinatario di questi provvedimenti prenderà a sua volta delle misure che sono misure contrapposte, cioè misure che a loro volta vanno in ritorsione. E quindi il tipico esempio, il tipico caso della guerra commerciale era la ritorsione, posto che invece nella situazione che si diceva prima, di una situazione di puntuale contrapposizione, di disputa commerciale internazionale, non c'è la ritorsione, non c'è motivo di fare una ritorsione. Perché? Perché la questione va risolta tecnicamente e giuridicamente sul caso specifico. Invece, quando si percepisce che la misura adottata è una misura ideologicamente supportata, ecco che nasce la reazione. A questo punto, ecco che abbiamo un terzo elemento che caratterizza la guerra commerciale internazionale, l'escalation. Lo Stato A prende un provvedimento restrittivo o comunque impositivo di dazi doganali nei confronti dello Stato B, lo Stato B reagisce a sua volta con delle imposizioni doganali nei confronti delle merci provenienti dallo Stato A. Lo Stato A, a fronte di ciò, aumenta ulteriormente i dazi doganali nei confronti delle merci provenienti dallo Stato B, o in alternativa o in aggiunta allarga il numero delle merci su cui impone i dazi doganali aggiuntivi. A quel punto lo Stato B reagisce a sua volta, e questo genera appunto una situazione di escalation, cioè di crescita progressiva, che avrà come effetto, come potete immaginare, un raffreddamento significativo degli scambi commerciali bilaterali e più in generale per gli scambi commerciali internazionali. Quindi un effetto depressivo sotto il profilo della crescita economica generalizzata. Ecco perché anche la guerra commerciale, come una guerra guerreggiata,
certamente coinvolge i soggetti che ne sono protagonisti, ma in realtà poi alla fine produce un effetto deprimente su tutta la collettività degli stati. È ovvio poi che se la guerra scoppia tra le due maggiori potenze dal punto di vista della capacità economica produttiva, che in questo momento, come sapete, sono gli Stati Uniti e la Cina, beh, è chiaro che sotto questo profilo siamo di fronte a una guerra dai risvolti molto pesanti. Se poi la guerra avviene anche contemporaneamente nei confronti della Cina, dell'Unione Europea, del Canada e del Messico e quant'altro, allora ci rendiamo conto che siamo di fronte a una guerra mondiale, una guerra commerciale mondiale sostanzialmente. Torno a dire, fate sempre riferimento a quel che si diceva prima, apparentemente è meno evidente, se ne parla di meno, ma danni ne fa e ne fa anche parecchi sotto questo profilo, quindi il concetto va tenuto presente a questo effetto. Allora, fortemente collegato al concetto della escalation, vi è poi quello del cosiddetto effetto boomerang, che appunto contraddistingue la guerra commerciale, cioè a dire, se lo Stato A attiva la guerra commerciale, il suo presupposto, o perlomeno anche il presupposto che l'amministrazione tende a comunicare, a vendere, tra virgolette, dal punto di vista della comunicazione al suo elettorato o in generale alla società civile, è che questi effetti e che queste misure abbiano una capacità, diciamo, di correzione dei flussi economici commerciali e di ripristino di una situazione migliorativa, o meglio, una situazione, se questa situazione era migliore in passato, di ripristino, o comunque di una situazione migliore di quella che si lascia alle spalle. In realtà, proprio è considerato l'elemento della reazione dello Stato destinatario delle misure, non è affatto detto che sia così, perché soprattutto in un'economia in cui sappiamo benissimo i processi produttivi sono fortemente e significativamente diciamo correlati gli uni con gli altri, se io, Stato A, prendo dei provvedimenti restrittivi che riducono l'afflusso di merci, o comunque accresco il costo delle merci in arrivo, e queste sono componenti di prodotti che vanno in assemblaggio nel mio Stato e che poi, una volta assemblati, diventano il prodotto di vendita da parte della mia impresa verso l'esterno, ho fatto un'operazione di boomerang, cioè nell'immediato ho ottenuto risultato, nel medio termine, al di là appunto delle reazioni dello Stato che avrà a sua volta preso dei provvedimenti restrittivi, mi sono portato comunque in casa il problema. E questo si è manifestato ad esempio in maniera eclatante negli Stati Uniti per quanto riguarda l'industria aerea, per cui la Boeing ha visto rapidamente crescere i costi dei prodotti in assemblaggio, perché erano appunto prodotti che arrivavano dalla Cina e quindi erano oggetto di restrizioni, e quindi la Boeing, che poi doveva vendere i suoi aerei a chi? Oltre che alle compagnie aeree statunitensi, anche a quelle cinesi e a quelle asiatiche, e tanto più a quelle che non ha le prime, si è trovata in difficoltà, perché in effetti a questo punto le sue vendite ne risentono a loro volta. Quindi questo effetto, che doveva avere un effetto, diciamo così, di vantaggio all'economia domestica, finisce poi in realtà per essere paradossalmente, o può risultare paradossalmente, diciamo, controproducente. In altre parole, benché appunto ci siano anche dichiarazioni abbastanza, ma eravamo un po' abituati per qualche verso appunto nel senso Trump, che dicesse la guerra commerciale è una guerra da un lato doverosa, dall'altra facile da vincere e dagli esiti prevedibili, non è esattamente così, anzi, come vedremo. Detto questo, mi permetto appunto di fare un rapido riferimento, diciamo, a un ambito economico, con le cautele appunto del caso, ma vorrei appunto attirare la vostra attenzione su questo grafico, su questa slide,
che ci propone il planisfero appunto con delle colorazioni diverse. Ora, queste colorazioni sono collegate sostanzialmente alle bilance commerciali di questi paesi, dove il colore blu, via via un blu più intenso, si riferisce sostanzialmente a delle situazioni appunto di bilanci commerciali favorevoli, quindi favorevoli dello Stato che ha un valore di esportazione superiore rispetto al valore di importazione, mentre quelle invece in colore rosso fino al rosso scuro si trovano appunto in una situazione opposta, cioè il loro bilancio di pagamento di commerciale, scusate, il loro bilancio commerciale è in perdita o in forte perdita. Ora vedete da queste immagini come appunto ci siano dei paesi che sono ascrivibili ai due schieramenti. Tra l'altro, appunto, il dato è assolutamente evidente come la Cina sia in una situazione particolarmente appunto di bilancia favorevole, e gli Stati Uniti all'opposto, e altri, come vedete, si trovano in situazioni intermedie. L'Italia, il nostro paese, evidentemente, è in una posizione in cui ha una bilancia inattivo. Ora, vedremo poi in tutto questo come l'Unione Europea ha un ruolo importante, un ruolo che naturalmente va tenuto in considerazione, posto che, come abbiamo detto prima, l'Unione Europea è stata anche destinataria di misure restrittive da parte degli Stati Uniti e a tutt'oggi ha un contenzioso con gli Stati Uniti. Quello che mi preme dire in questa premessa, questa trattazione è che l'Unione Europea è fortemente espressione di un modello neoliberista. Lo è per sua natura, per la sua nascita, per il suo modo di impostare i rapporti all'interno tra gli stati, ma lo è anche nella sua dimensione esterna. Quindi l'Unione Europea è e resta sempre un alfiere del liberismo e del neoliberismo internazionale nelle sedi, nei fori dove rappresenta anche gli interessi degli Stati. Vi ricordo da questo punto di vista che all'articolo 206 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea si dice espressamente che l'Unione contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo. Quindi l'Unione Europea ha nel suo DNA non soltanto nella funzione della creazione del mercato unico e quindi nella policy tra gli Stati membri, ma come soggetto che agisce sul contesto internazionale, quello di farsi artefice di una situazione appunto assolutamente favorevole all'abolizione delle restrizioni e dei dazi doganali. Quindi dovremmo sostanzialmente ritenere, e in effetti questi decenni ce l'hanno confermato, che l'Unione Europea non è fautrice di guerre commerciali, al massimo le subisce le guerre commerciali fondamentalmente, però una volta che è oggetto di provvedimenti di questo tipo non rimane inerte, si attiva e va in contrapposizione, la famosa ritorsione, con un problema in più rispetto agli altri stati, rispetto agli stati, scusate, non agli altri stati, posto che l'Unione Europea non rientra in questa categoria, che gli interessi che l'Unione Europea deve rappresentare e deve eventualmente tutelare, e quindi anche in sede di ritorsione, sono molto diversi tra di loro, perché sono riconducibili a 27, adesso in precedenza 28, prima dell'uscita del Regno Unito, stati che possono essere anche appunto portatori di interessi economici e commerciali molto diversi. Qui sappiamo benissimo che l'Italia ha molta attenzione, molta capacità di esportazione nell'agroalimentare, no? Altri stati non ce l'hanno minimamente e quindi sono disinteressati a una tutela in quei settori e viceversa. Quindi non è mai facile per l'Unione Europea gestire delle situazioni di contenzioso internazionale. E
anche nello specifico nella ipotesi delle guerre commerciali. Non fosse altro che appunto anche in questo caso, quando per esempio gli Stati Uniti hanno voluto andare giù duri sull'Unione Europea, lo hanno fatto per esempio sui dazi sull'importazione di autovetture, e lì la Germania è sensibilissima perché è lo Stato che esporta di gran lunga più autovetture negli Stati Uniti di tutti gli altri Stati messi insieme. Ora, vi dicevo prima della motivazione ideologica, va detto per vero che questa motivazione ideologica, che pure c'è stata, che è quella secondo cui lo Stato può e deve intervenire nell'economia internazionale, non mossa, diciamo, o se vogliamo anche ispirata dagli interessi nazionali, bene, va detto che comunque l'amministrazione Trump si è mossa su una situazione in cui le cose evidentemente avevano preso una piega molto, come dire, preoccupante per l'economia e degli Stati Uniti, perché voi vedete da questa slide come l'interscambio commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina sia enormemente cresciuto negli ultimi 30 anni, enormemente. Prima del 1990 era quasi inesistente, fondamentalmente, fa impressione vederlo. Nel 2018 aveva raggiunto una cifra oltremodo significativa da questo punto di vista di interscambio tra i due paesi, il che ci dice che questi due paesi commerciano molto tra di loro. Pensate appunto al tema delle componentistiche, ma pensate appunto a tutta una serie di altri settori dove c'è molto, molto scambio. Qual è il problema però? Il problema ce lo dice e ce lo fa vedere molto chiaramente questo grafico, che la componente delle esportazioni degli Stati Uniti verso la Cina è molto, ma molto inferiore a quella che è il flusso di valore in senso contrario. Tant'è che si parla di deficit del bilancio commerciale tra Stati Uniti e Cina, che raggiunge nel 2018 la cifra record che vedete appunto scritta qui, 419 milioni di dollari, cioè miliardi di euro, il che è estremamente significativo di che cosa, di quale constatazione? Di constatazione che sostanzialmente le cose poi dal punto di vista economico sono molto più complesse, lo dico per precisione, ma comunque si capisce chiaramente quello che ormai è ampiamente risaputo, cioè che c'è un trasferimento di ricchezza, oltre che di occupazione, quindi conseguente, dagli Stati Uniti come dall'Europa verso l'Asia e in particolare in Cina. E questo in generale caratterizza i rapporti degli Stati Uniti non solo con la Cina per vero, ma con molti altri stati, compresa l'Italia, dove c'è un accumulo di deficit di bilancia commerciale significativo, anche se quello con la Cina è di gran lunga quello più importante. Allora, nella sua, se vogliamo, un po' semplificazione dei meccanismi di gestione, Trump, l'amministrazione Trump ha voluto intervenire per dire: se non interveniamo nel invertire questo meccanismo, noi progressivamente perderemo la capacità produttiva in settori sempre più strategici e quindi dipenderemo sostanzialmente da altri paesi e ovviamente in particolare dalla Cina. Quello che è interessante è che poi è una sorta di riedizione del problema che si era avuto sulle fonti energetiche, ecco, sotto questo profilo, quindi la dipendenza dalla fonte energetica, cosa che però gli Stati Uniti in realtà non hanno mai avuto per vero, perché per lo più erano in grado di autosostenersi sotto profilo energetico. La differenza è che si sono resi conto che dal punto di vista, diciamo così, della produzione in settori sempre più importanti, strategici, questo viceversa non stava accadendo. E questo ci spiega anche parecchio sull'atteggiamento che ha l'amministrazione Biden su questo problema, perché l'amministrazione Biden sa benissimo che il problema continua a esserci, perché vedremo come, nonostante i provvedimenti presi dall'amministrazione Trump nel 2018,
gli effetti di riequilibrio della bilancia commerciale, come avevano auspicato che si realizzassero, non si sono realizzate che in minima parte. Che cosa è accaduto nello specifico, in particolare dal marzo del 2018 ad oggi? Sono passati 2 anni, sembra molto di più in realtà, ma sembra, no, ci sembra molto di più perché sappiamo benissimo che, in realtà 3 anni, scusate, ci sembra molto di più perché l'anno scorso, all'inizio del 2020, scoppia la pandemia. Allora, però andiamo per ordine. Nel 2018 Trump, che evidentemente tra l'altro guardava un po', come si dice, in prospettiva alle elezioni che si sarebbero tenute appunto di lì a 2 anni per la rielezione del secondo mandato, assume questi primi provvedimenti. Questi provvedimenti sono sostanzialmente l'adozione unilaterale di dazi aggiuntivi sull'importazione di alluminio e di acciaio, come vedete 20, più 25% più 10%. Questa adozione di questi provvedimenti viene sostanzialmente giustificata con degli argomenti appunto che sono più di carattere politico-economico che non di carattere giuridico, perché Trump in particolare in quel momento non si cura neanche troppo di dare delle spiegazioni o delle giustificazioni dal punto di vista strettamente giuridico. Se non che, di fronte a questa situazione, la Cina, che è la principale destinataria di questi provvedimenti, che cosa fa? Fa 2 cose fondamentalmente. La prima è che ci dimostra quello che vi dicevo all'inizio di questa conversazione, che la Cina ormai fa parte integrante del sistema neoliberista, pur non avendo rinunciato, come sappiamo, ideologicamente all'idea del partito unico e alla, diciamo, all'ideologia comunista. Ma cosa fa? Fa un ricorso davanti all'organo di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè impugna i provvedimenti dell'amministrazione Trump perché li contesta e li considera illegittimi, e quindi chiede all'Organizzazione Mondiale del Commercio, o meglio al sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, di accertare l'illegittimità di quelle misure. E questa è una chiara reazione di tipo legale. Dall'altra parte però la Cina reagisce adottando a sua volta delle misure ritorsive, quindi restrittive, quindi di imposizione di dazi doganali, ben sapendo che questa reazione è una reazione che non è legittima, perché infatti si presta ovviamente ad essere impugnata a sua volta dagli Stati Uniti davanti al sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Detto in altri termini, la ritorsione non può essere giustificata, ma diventa a sua volta un atto illegittimo, a meno che questa ritorsione sia stata autorizzata dopo l'accertamento a questo scopo svolto dall'organo di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Qui c'è la differenza che si percepisce appieno appunto tra la singola disputa commerciale e una guerra commerciale. Per darvi un esempio, voi sapete che si è dibattuto ed è venuto in evidenza anche sui mezzi di informazione sulla nota vicenda relativa agli aiuti di Stato, rispettivamente al consorzio Airbus da parte dei paesi dell'Unione Europea e a Boeing da parte degli Stati Uniti. Ora, queste due dispute sono andate in parallelo, ma riguardavano 2 situazioni diverse, anche se bene simili evidentemente. Qual è stata la conseguenza? Che gli Stati Uniti hanno impugnato i provvedimenti di Stato al consorzio Airbus e hanno vinto davanti al sistema di soluzione delle controversie, il quale li ha autorizzati a prendere delle misure compensative fin tanto che l'Unione Europea non si fosse attivata per recuperare quegli aiuti di Stato, pari a 7,5 miliardi di dollari, quindi cifre enormi. 2 anni dopo, cioè adesso sostanzialmente, analogamente la vicenda Boeing è stata impugnata davanti all'organizzazione delle controversie, che ha autorizzato, posto che quegli aiuti di Stato erano illegittimi,
l'Unione Europea ad imporre dei dazi doganali per 4,5 miliardi di dollari nei confronti di merci in importazione dagli Stati Uniti. Bene, quelle due situazioni erano comunque sempre dispute specifiche di cui si è discusso davanti al sistema di soluzione controversie. Invece nel nostro caso, cioè nel caso appunto che stiamo esaminando, si è praticamente attivato un meccanismo sì davanti al sistema di soluzione controversie, ma in realtà appunto né più né meno come, diciamo così, a specchio di una situazione di ritorsioni incrociate che si sono moltiplicate e che hanno visto poi anche via via coinvolgere altri stati, i quali hanno ovviamente impugnato a loro volta davanti al sistema di soluzione controversie le misure statunitensi. Vado avanti un po' più rapidamente anche per appunto tenere poi spazio per le vostre domande. Cosa succede dopo questa fase, diciamo, di crescita del contenzioso fondamentalmente? Succede che, come si diceva prima, dopo questa escalation crescente, gli stessi Stati Uniti si rendono conto che iniziano, diciamo così, a non governare più il processo e che a fronte delle loro misure restrittive, a fronte delle reazioni da parte degli altri stati, le stesse imprese americane stanno subendo delle conseguenze impattanti sui loro processi produttivi. Quindi l'effetto di depressione complessiva del sistema si inizia a percepire. E quindi Trump, l'amministrazione Trump nel 2019, a fine 2019, inizia ad aprire i negoziati in maniera, diciamo, più o meno come dire, pubblica, e va detto che Trump è un ottimo negoziatore. Quello che si può dire o pensare di Trump, Trump si è dimostrato un ottimo negoziatore, almeno diciamo una volta che vuol raggiungere un risultato. Tant'è che chiude sostanzialmente un accordo proprio a inizio 2020, 14-15 gennaio, e fate attenzione alle date perché è molto interessante da questo punto di vista. Il 14-15 gennaio noi abbiamo ricordatevi qual era la situazione appunto in quel momento. Abbiamo una Cina che sa ormai che che potenzialmente ha una bomba tremenda, diciamo, al proprio interno, perché ormai il governo cinese sa che sta arrivando una pandemia, fondamentalmente, quindi sta prendendo tutti i provvedimenti per cercare di contenerla, però è molto preoccupata, quindi ha questa preoccupazione. Gli Stati Uniti no. Anzi, e tragicamente poi nell'ottica del dopo, sottovalutano enormemente il problema, enormemente. Tant'è vero che appunto all'inizio gennaio l'amministrazione Trump non considera la pandemia come un problema, minimamente, la sottovaluta, e quindi la rende anche sotto questo profilo più forte. A quel punto l'accordo viene concluso, è un accordo sostanzialmente, un accordo molto, diciamo, relativamente semplice, anche se comunque strutturato, scritto, 96 pagine di impegni e di cifre, in cui sostanzialmente la Cina si impegna ad accrescere gli acquisti del mercato statunitense per 200 miliardi di dollari nei prossimi due anni. E qui avete anche il dettaglio, 77 miliardi nel settore dei prodotti manufatti, 32 nell'ambito agricolo, 52 nell'ambito dei prodotti energetici e 37 nell'ambito dei servizi, e anche si impegna a introdurre delle misure di maggiore efficacia nell'ambito della protezione della proprietà intellettuale, nonché nell'ambito dei settori di finanziario e assicurativo, mettendo maggiore trasparenza. Quindi fa delle concessioni davvero considerevoli, e davvero l'amministrazione Trump può, diciamo così, anche dire di aver ottenuto un risultato sulla carta molto significativo. Cosa ottiene la Cina? La Cina ottiene sostanzialmente che si passi a un taglio progressivo dei dazi che erano stati aggiunti sui propri prodotti in importazione negli Stati Uniti, in via appunto progressiva. Tutto va in una direzione che sembrerebbe essere favorevole a Trump, alla sezione Trump. Sembra sostanzialmente che Trump abbia vinto la guerra commerciale, perché ha ottenuto sostanzialmente quello che voleva,
Peccato che la situazione cambi rapidamente perché, come sappiamo, scoppia l'imprevisto, qualcuno direbbe l'imprevedibile, cioè la pandemia. E la pandemia rapidamente prende una direzione molto diversa da quella che si poteva anche solo prevedere, perché la Cina riesce a contenerla in maniera molto efficace e a lasciarsela praticamente alle spalle nel giro di 6 mesi. Gli Stati Uniti invece ci finiscono in pieno, come del resto l'Europa, con effetti devastanti, come sappiamo tutti, quindi è inutile neanche qui ricordarlo, sia sotto il profilo del prezzo che paga dal punto di vista delle morti, ma anche dal punto di vista dell'economia. Tanto è vero che la Cina esce dal 2020 addirittura con una crescita del prodotto interno lordo. L'unico stato praticamente nel mondo, o almeno di quelli principali, che esce con un valore più anziché un valore meno. Considerate che gli altri stati, a cominciare dagli stati europei, hanno perdite dell'ordine dell'8-9% sull'anno precedente, quindi perdite catastrofiche rispetto all'andamento complessivo. Quindi la Cina si trova in una situazione molto più tranquilla, non solo, ma la Cina ha un altro grande vantaggio che tutti avevano sottovalutato, sottostimato, ma che diventa preponderante, e cioè che i materiali medici o paramedici sono in gran parte prodotti dal mercato cinese o del mercato asiatico. Quindi in realtà c'è una crescita o comunque la necessità di quel mercato, che quindi non soffre, non solo, ma, e questo è anche molto interessante, la pandemia, come sappiamo tutti, e lo siamo qui a dimostrare oggi pomeriggio, cambia le modalità di lavoro e introduce il concetto, per esempio, dello smart working, eccetera, quindi una grandissima richiesta di prodotti tecnologici informatici, di nuovo in gran parte prodotti dal mercato asiatico. Quindi il mercato asiatico non viene assolutamente danneggiato da questa situazione, a differenza di quello statunitense. E infatti, al di là di altri aspetti che, se volete, poi ci possiamo anche tornare, questa pandemia produce in termini di provvedimenti restrittivi nella circolazione delle merci e dei prodotti, che però appunto non riguardano in definitiva una guerra commerciale, ma riguardano delle giustificazioni più o meno estese, arriviamo appunto a questi dati che vi ho messo in giallo e che ci dicono sostanzialmente che la Cina, dai dati che ormai sono di dominio pubblico, ha una, diciamo così, una crescita di nuovo di bilancio commerciale enormemente positiva, addirittura cresciuta rispetto al 2019 del 27%. Per quanto riguarda appunto i rapporti di bilancio commerciale con gli Stati Uniti, un surplus di 317 milioni di euro, miliardi di euro, di dollari, scusate. Quindi che nello specifico ci dicono che cosa? Ci dicono che l'effetto prodotto dalle restrizioni volute dall'amministrazione Trump nel 2018 e che si erano espresse nel 2019 facendo calare il deficit del bilancio commerciale tra Stati Uniti e Cina, si sono in realtà in gran parte vanificati o comunque non hanno sostanzialmente sortito particolare effetto. In tutto questo, l'accordo del gennaio del 2020 è rimasto abbastanza congelato, nel senso che la Cina qualche sforzo nel senso di accrescere gli acquisti di provenienza degli Stati Uniti l'ha fatto, ma senza grande convinzione, anche perché dall'altra parte, come sappiamo, tutto si è congelato poi con il periodo elettorale per le elezioni del novembre 2020 e poi col cambio dell'amministrazione, che appunto per il momento non ha di fatto preso ancora una posizione chiara e netta, anche se le avvisaglie non promettono grandi ambrason nu, per così dire, tanto è vero che avrete visto anche dai mezzi di informazione che il primo bilaterale tra Stati Uniti e Cina dal punto di vista commerciale è andato piuttosto maluccio, posto considerato che si sono dette abbastanza duramente l'uno con l'altro sostanzialmente. Quindi la situazione, in altre parole, è fondamentalmente quella che abbiamo detto in precedenza.
Ora vorrei ancora, appunto, se ho ancora una decina di minuti, trasferire queste considerazioni appunto nel sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché mi interessa appunto farle in un contesto che appunto dal punto di vista del giurista internazionalista è più interessante. Allora, lì le cose come stanno e come sono state affrontate. Allora, il sistema di soluzione delle controversie, come vedete, questo è l'andamento sostanzialmente delle dispute che ci sono state negli anni, è stato altalenante, insomma, ma vi dà l'idea di come tutto sommato queste dispute si sono mantenute più o meno costanti fino appunto alla situazione attuale. Vedete, il numero delle dispute apportate sostanzialmente al sistema è intorno alle poco meno delle 600, ecco, fondamentalmente. Ora, per quanto ci interessa dire nello specifico, gli argomenti che gli Stati Uniti hanno speso nelle controversie portate davanti al sistema di soluzione delle controversie a esito dei provvedimenti unilaterali di imposizione di dazi doganali aggiuntivi, a partire dai settori appunto dell'alluminio e dell'acciaio, poi estese anche ad altri settori merceologici, sono stati sostanzialmente in quella sede dove invece dovevano essere appunto giuridiche e non più solo politico-economico, quella di invocare in particolare l'articolo 21 del GATT, laddove questo articolo dice che uno Stato può assumere delle misure restrittive quando vi siano delle ragioni di sicurezza nazionale. Ora, i casi in cui questa eccezione a giustificazione di misure restrittive è stata sollevata in passato non sono per vero molto frequenti e quindi manca una prassi da questo punto di vista chiara. Qual era in sostanza l'argomento speso dall'amministrazione Trump? Quello di dire che nel momento in cui gli Stati Uniti diventano dipendenti dalle importazioni di alluminio e di acciaio dall'estero, questo potrebbe mettere diciamo così, a repentaglio la loro indipendenza per quanto riguarda le forze armate e in particolare la produzione appunto degli armamenti che sono al servizio delle forze armate. Immaginate banalmente le navi da guerra piuttosto che carri armati e quant'altro. Questa argomentazione però è un'argomentazione debole, vuoi perché evidentemente poggia su un presupposto che è tutto da dimostrare, e cioè che ci potrà essere una restrizione da parte di uno Stato estero nell'esportare questi prodotti in caso di richiesta. Vuoi anche in senso generale perché il nesso non appare, come dire, immediato e conseguenziale. E poi soprattutto vuoi perché questa eccezione è stata vista come un'eccezione di tipo temporale, non un'eccezione motivata e circostanziata perché lo Stato, ad esempio, è sotto attacco e ha in atto una situazione di belligeranza, non in una situazione in cui invece questa situazione si è prodotta come conseguenza di una concorrenza sul mercato. E quindi anche le casistiche, ripeto, che pure esistono, insomma, almeno ce n'è una, per esempio, nello specifico che riguarda il caso tra la Russia e l'Ucraina, in cui la Russia aveva sostanzialmente preso dei provvedimenti restrittivi relativamente a un transito di merci provenienti dall'Ucraina e destinati ad attraversare appunto la Russia per poi finire diciamo nel Caucaso, adducendo il fatto che c'erano dei problemi di sicurezza collegati a delle situazioni, in particolare del confine tra l'Ucraina appunto e la Confederazione Russa, di cui bisogna tenere conto. E così è stato anche in altre situazioni. Per adesso, e arrivo veramente al termine della mia chiacchierata, quello che possiamo dire è che esiste già un rapporto di un panel che ha sconfessato la posizione degli Stati Uniti, dando ragione sostanzialmente ai ricorrenti, e che riguarda un primo provvedimento restrittivo.
Ve ne sono però una serie di altre situazioni attualmente pendenti rispetto alle quali i panel sono stati costituiti, ma non si sono ancora pronunciati. Ho guardato ancora oggi per avere, diciamo, il dato più che mai aggiornato e ho avuto conferma che anzi recentemente questi panel hanno mandato una richiesta all'organo di soluzione delle controversie dicendo che i termini per emettere il rapporto sono già scaduti, ma se ne chiede la dilazione e adducendo i motivi diciamo della pandemia del Covid, che mi pare sono dei motivi, come potete capire, anche poco credibili alla fine, visto e considerato come tutto sommato siamo tutti abituati a lavorare anche a distanza. Ma tutto questo per dire come un po' tutta questa guerra commerciale è finita in una sorta, diciamo, di situazione di stand-by per le ragioni che vi ho detto. E quindi sotto questo profilo, e concludo davvero, il diritto, per così dire, fa il suo mestiere, cioè quello di risolvere le controversie, ma fino a un certo punto ci vuole comunque sempre una volontà politica perché la soluzione, perché la controversia rientri e trovi una soluzione tra gli stati. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente a disposizione ben volentieri per domande. Restituisco la parola al professor Vegas. Grazie professor Vellano. La ringrazio per questa lezione, questa è una vera e propria lezione, perché è stata esaurientissima, ha riguardato tutti gli aspetti di una vicenda che spesso viene liquidata in termini molto più sbrigativi, in tema semplicemente di dialogo tra potenze, no? Invece ha una serie di dati collaterali che inducono a ritenere che non si tratti di un problema molto facilmente risolvibile, no? Ma comunque non voglio togliere tempo, visto che ormai non abbiamo più moltissimo, alle domande dei partecipanti e soprattutto di coloro che seguono i nostri corsi. Quindi cederei immediatamente la parola a chi la chiede. Volevo chiedere in particolare diciamo un piccolo approfondimento sul ruolo che ha l'Italia, diciamo, in questa guerra commerciale, nel senso che negli ultimi anni abbiamo visto anche delle aperture, diciamo, verso la Cina, magari di alcuni partiti e di alcuni esponenti politici, ma allo stesso tempo abbiamo ovviamente una relazione consolidata e molto, molto forte con gli Stati Uniti. Quindi come pensa che potrà anche evolversi, diciamo, il ruolo dell'Italia all'interno di questa guerra commerciale? Grazie. La seconda domanda di Emanuele Colonnella. Sì, grazie, buonasera. Io intanto vorrei ringraziare il professor Vellano per la lezione, che è stata molto interessante, perché, come ha evidenziato poi il professor Vegas, evidenzia delle caratteristiche del conflitto commerciale che molto spesso non vengono prese in considerazione. La mia domanda è più una domanda di considerazione da parte sua, perché comunque c'è sì la questione della guerra commerciale in termini di prodotti che vengono scambiati, però c'è anche una questione finanziaria di cui tener conto, che la Cina controlla gran parte dei titoli di Stato degli Stati Uniti. Quindi la mia domanda è più una sua opinione su come questo poi possa influenzare l'equilibrio in questa guerra commerciale, che comunque anche se adesso magari è minore, o comunque con la pandemia si è un po' attenuata, ma riprenderà, a livello finanziario, quanto il livello finanziario possa influenzare da questo punto di vista la guerra commerciale. Ecco, grazie. Federico Cupellini e poi le risposte del professore. Sì, grazie. Sì, la mia domanda verteva sull'American Buy Act, che insomma è stato riconfermato da Biden, e anzi ha cercato ne ha aumentato sostanzialmente l'efficacia. E come poteva inquadrarsi in questo discorso, anche perché si è parlato anche in Europa di un European Buy Act, e se questo insomma possa in qualche modo influire sul commercio internazionale, anche sulla struttura industriale per esempio degli Stati Uniti, se possa creare una serie di industrie che sostanzialmente vivono di commesse pubbliche in modo molto più preminente rispetto al passato. Grazie.
Allora riprendo vada. Sì, queste tre, poi naturalmente vi preparate per la seconda batteria di fuoco. Come sempre, appunto, non avevamo dubbi al riguardo, le domande poi sono forse la parte di due più interessante del confronto. Allora, numero uno, ruolo dell'Italia. Allora, il tema ovviamente è molto molto interessante e richiederebbe a sua volta una, diciamo così, una disamina più articolata. Vorrei solo però soffermarmi su alcune considerazioni, diciamo, di insieme e poi anche qualche considerazione di carattere tecnico. La prima considerazione di insieme è la seguente. Benché appunto magari ascoltiamo anche sui mezzi di informazione, nelle conversazioni a vario livello, delle prese di posizioni in cui l'Italia viene ad assumere una posizione, come dire, autonoma, è ben difficile che ciò accada, nel senso che l'Italia ormai è strettamente reinserita nel contesto dell'Unione Europea. E lo è particolarmente per quanto riguarda le sue relazioni commerciali con l'estero. Questo vuol dire che la diciamo sovranità nazionale è stata ceduta, non in maniera, come abbiamo visto dalla vicenda del Regno Unito, in maniera diciamo irreversibile, ma comunque è stata ceduta allo stato delle cose nei confronti dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea è il soggetto negoziatore, è il soggetto che quindi deve, come si diceva prima, contemperare interessi talvolta anche confliggenti tra i vari stati, e quindi sotto questo profilo l'Italia come dire, non ha la capacità o la possibilità di avere un'interlocuzione autonoma. Questo perlomeno nella logica appunto che nella logica giuridica e nella logica anche, potremmo dire, di sistema. Poi è ovvio che se noi invece vediamo nell'Italia un replicarsi dell'impostazione degli Stati Uniti, cioè sovranista, allora avremo delle tensioni, nel senso che l'Italia potrebbe, come dire, rappresentarsi come portatrice di interessi strettamente nazionali. Qual è la differenza? La differenza è che gli Stati Uniti, quindi l'amministrazione Trump, è in grado poi di esprimerli attraverso un'azione effettiva, negoziale o, come si è visto, anche di guerra commerciale. L'Italia no. L'Italia no, perché l'Italia non può fare guerre commerciali unilaterali. Non le può fare perché è dentro l'Unione Europea, quindi quello che può fare è portare dinanzi alle istituzioni dell'Unione Europea preposte i suoi, diciamo così, le sue esigenze, le sue richieste, e allo stesso tempo deve cercare in quel contesto anche di salvaguardare i suoi interessi. Questo sì, perché, come si diceva prima, ad esempio, quando si tratta di andare a fare le ritorsioni, quando si tratta di reagire, e allora dove li facciamo le reazioni? Su quali settori insistiamo? Su quali salvaguardiamo? Chiaro che l'Italia da questo punto di vista ce li ha gli interessi. Come? Pensate appunto al problema della salvaguardia delle esportazioni del settore enogastronomico negli Stati Uniti, ma anche altrove, no? Quindi dove si va a colpire spesso e volentieri con le ritorsioni? Sui merci di consumo, quindi grana padano, o olio, vino e quant'altro. Quindi è chiaro che è in quel contesto che si gioca la partita. Un contesto quindi mediato, lo definirei un contesto mediato, vuol dire l'Italia deve fare i suoi interessi, ma li deve fare nel contesto dell'Unione Europea. Altrove è più di facciata che di sostanza, mi viene da dire, comunque, perché comunque può anche cercare in qualche modo di, e lo ha fatto, per certi versi, di cercare di andare magari dagli Stati Uniti e dire va bene, prendi dei provvedimenti restrittivi per equilibrare la bilancia commerciale nei confronti dell'Unione Europea, ma non ci colpire nei settori per noi strategici come appunto l'agroalimentare. Poi che gli Stati Uniti, come dire, accolgano queste considerazioni è un po' tutto da vedere sostanzialmente. Ci tengo solo però a fare questa sottolineatura, cioè la condizione giuridica di appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e quindi all'esigenza che in quel contesto si svolga la tutela dei suoi interessi, è una scelta che non è né imposta né irreversibile, è una scelta che si deve intendere come voluta, e se è voluta tanto vale che sia, diciamo così, consapevole,
questo è il discorso che io, come dire, mi sento di sottolineare. Molto interessante anche la seconda, diciamo, domanda, quella sui titoli di Stato in senso generale. Qui la considerazione che farei è questa, cioè è indubbio, questa è anche una notazione molto, direi, pacifica tra gli osservatori rispetto a questa situazione di guerra commerciale, che la Cina ha ormai degli interessi economici presso gli Stati Uniti molto elevati, proprio in ragione della condizione di interconnessione del commercio internazionale. Quindi non ha interesse in assoluto a degenerare, e questo spiega anche perché, per esempio, abbia accettato fondamentalmente un accordo così sfavorevole nel gennaio del 2020, oltre per le ragioni che si diceva prima, che probabilmente si era molto preoccupata di quello che andava incontro. Ma sa perfettamente la Cina che, e questo è molto interessante, cioè che la Cina è in questo momento è stata ed è, e probabilmente sarà, più artefice della tutela dei meccanismi multilaterali, tipicamente espressione del neoliberismo, di quanto siano gli Stati Uniti. Cioè la Cina è favorevole, per esempio, a mettere i membri nell'organo d'appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e della soluzione delle controversie. Gli Stati Uniti no. Cioè, che è un paradosso incredibile da questo punto di vista, perché è la Cina che vuole far vivere le istituzioni multilaterali del commercio internazionale. Pensate che, diciamo, evoluzione incredibile si sia verificata in così poco tempo da parte di chi ideologicamente avversava il modello liberista. E lo stesso del Vietnam e molti altri paesi asiatici. In Vietnam è adesso come adesso un fautore, io ho un collega che lavora là, italiano, che appunto lavora per la Commissione, in accordo con la Commissione Europea, e mi spiegava, e ci spiega, insomma, come i vietnamiti sono assolutamente schierati per il commercio internazionale, per il liberismo, per l'abbattimento dei dazi doganali. Perché? Perché sanno di essere un'economia in grandissima crescita, e quindi hanno tutto l'interesse che non ci siano ostacoli, perché il fattore economico è dalla loro parte in questo momento. Quindi abbiamo un po' un capovolgimento, se vogliamo, da questo punto di vista impersonale. E così anche per la terza domanda, cioè il concetto per cui l'amministrazione Biden, in questo senso, come si diceva, va nella direzione di America Buy Act, eccetera, cioè l'idea di comunque cercare di, per qualche possibile, governare questo processo e in termini che ne contenga perlomeno gli effetti più svantaggiosi per l'occupazione, soprattutto negli Stati Uniti, che argini quello che gli economisti ci dicono, e cioè che la ricchezza, la macro ricchezza, in realtà si sta spostando verso il continente asiatico, in termini anche di vasi comunicanti, di riequilibrio, alla fine, sostanzialmente, anche considerato che lì c'era più spazio per crescere, evidentemente, rispetto che altrove, fondamentalmente. E poi c'è un fattore demografico incredibile. Io su questo non mi stanco mai di sottolinearlo, pur essendo internazionalista. Voi sapete che uno dei principi cardine che ci portiamo dietro dai tempi della pace di Vestfalia, per chi di voi ha fatto diritto internazionale lo sa bene, secondo cui è passato il principio che non c'è un'autorità superiore allo Stato, e quindi tutti gli Stati di conseguenza sono uguali tra di loro. Peccato che lo sono nella forma giuridica, ma non nella sostanza, perché dietro gli Stati ci sono non solo dei territori più o meno estesi, ma ci sono delle economie e soprattutto ci sono delle persone fisiche. Ora, la Cina, come tutti voi sapete, ha 1.395 milioni di persone, e quello che è impressionante è che queste persone stanno progressivamente, dal loro punto di vista, ma anche dal nostro punto di vista, se siamo onesti intellettualmente, giustamente, crescendo in termini di benessere economico esponenziale, il che vuol dire che quel mercato lì diventa un mercato
che è tre volte tanto, dico tre volte tanto quello dell'Europa. Ora, questo vuol dire sostanzialmente che di qui a, vogliamo dire, 10-20 anni, la partita economica si gioca fondamentalmente da quelle parti. E questo è un grosso tema sotto un profilo, diciamo così, di funzionamento del sistema. Ma mi fermo qui perché c'è forse stata una quarta domanda, non so. Sì, ha alzato la mano Gabriele Minotti, che può parlare. Sì, grazie professore. Allora, la Cina viene spesso accusata di essere di competizione sleale, di concorrenza sleale, e diciamo che questa accusa non è del tutto priva di fondamento, in quanto l'economia cinese deve molto anche a una massiccia presenza di interventi pubblici nella sua economia, quindi cresce, ma cresce molto grazie all'investimento dello Stato. Io quindi le chiedo, è possibile ovviare a questo problema nel rispetto del principio di libero scambio e senza adottare misure protezionistiche? Grazie. Ma allora, fatto bene a fare questa considerazione che peraltro, come dire, si lega a anche un aspetto che forse avrei voluto affrontare, che non ho potuto fare affrontare durante l'esposizione, cioè che al di là di tutto il problema è capire se il sistema, per così come è strutturato e come fondamentalmente frutto appunto di tutto quello che è stata l'esperienza pregressa del neoliberismo, regga e funzioni bene. Allora, a questo riguardo, quali sono le considerazioni da fare? Allora, una considerazione strettamente giuridica o tecnica è questa, e cioè che gli Stati Uniti, a detta dei commentatori, avrebbero potuto, anziché per esempio invocare la norma dell'articolo 21 sui le ragioni di interesse nazionali, avrebbero ben potuto viceversa far riferimento all'articolo 19, che sempre del GATT, che prevede la possibilità di adozione di misure restrittive quando c'è un aumento anomalo di importazioni di una certa determinata merce proveniente dall'estero, cosa che nello specifico astrattamente si poteva tentare di sostenere. Perché non lo hanno fatto? Magari la risposta potrebbe essere perché hanno sbagliato. Beh, non credo che possiamo dire semplicemente così, anche perché sarebbe, diciamo, ingeneroso nei confronti degli appositi, diciamo, strutture che gestiscono questo tipo di contenzioso. La vera ragione è che invocare l'articolo 19 non basta, bisogna anche dare dimostrazione di tutta una serie di presupposti molto specifici relativamente a questo aumento anomalo, e soprattutto di nuovo prevedere che questa situazione sia molto specificatamente riconducibile a una situazione che però si esaurisce anche temporalmente in termini abbastanza brevi e non è invece strutturale così come viene rappresentata, come di fatto si è verificata nel tempo. Quindi gli Stati Uniti sono scettici sostanzialmente che questo modello sia un modello che funziona. In sostanza, per dirla ancora più chiaramente, Trump ha detto, cioè ha pensato e ha ritenuto di dire: io non mi metto a utilizzare gli strumenti giuridici perché perdo troppo tempo e non sono sicuro di raggiungere i risultati. Faccio il tipico atto di forza, no? Sostanzialmente, perché me lo posso permettere, e cioè unilateralmente impongo i dazi doganali. Poi gli azzecca garbugli, trovino una giustificazione, no? Per dirla in termini semplici. E questa giustificazione ha le gambe corte, perché quella, il discorso della sicurezza nazionale, con ogni probabilità appunto verrà rigettata dal panel. Il tema, secondo me, è che sicuramente bisogna riflettere sul fatto che i paesi occidentali qualche errore piuttosto grosso l'hanno fatto, nel senso che tipicamente, ad esempio, aver voluto tenere fuori dalle regole del commercio internazionale l'eccezione ambientale e l'eccezione sociale è stato uno sbaglio clamoroso, di cui adesso probabilmente i paesi occidentali si rendono conto, che in sostanza questi stessi paesi all'inizio non la volevano l'eccezione ambientale e l'eccezione sociale,
Adesso, se fosse stata introdotta, ne farebbero certamente uso nei confronti della Cina. Cosa intendo per eccezione ambientale, eccezione sociale? Eccezione ambientale dire cioè che in funzione della salvaguardia ambientale si possono porre in essere delle misure restrittive dal punto di vista del commercio. Quindi io non ti importo delle merci che sono state fabbricate con delle modalità che impattano troppo negativamente sull'ambiente, no? E l'eccezione sociale è ancora più invasiva da questo punto di vista. Io non ti importo delle merci se queste non sono state fabbricate secondo in un contesto che garantisce adeguatamente i diritti dei lavoratori. Allora, voi capite che queste due eccezioni metti totalmente in difficoltà, mettevi e metteresti ancora in difficoltà le produzioni in provenienza dalla Cina, dal Vietnam, dal Bangladesh o quant'altro. Ma peccato che queste eccezioni non trovino riscontro, soprattutto quella sociale. Quella ambientale, entro certi limiti, si è cercato di introdurla. Adesso è un po' troppo tardi. È un troppo tardi per introdurle, perché occorrerebbe un consenso da parte di tutti e questo consenso non c'è. E non c'è soprattutto ovviamente da parte di quei paesi che sanno benissimo che questo andrebbe a danneggiarli. E quindi bisogna col tempo cercare di introdurre in questi paesi la consapevolezza che la crescita non è un valore assoluto, perché può fare dei danni devastanti al territorio, come sappiamo, come si è vissuto in Europa, ma come si sta vivendo tragicamente anche in Cina e in Vietnam. E in questo senso, di nuovo, il ruolo che l'Unione Europea ha è importantissimo, è fondamentale. Perché? Perché l'Unione Europea può, diciamo, su basi negoziali, introdurre delle facilitazioni, quindi non assumere dei provvedimenti restrittivi, no? Io ti blocco le tue merci, no, ti dico io te le faccio entrare meglio nel mio mercato se tu, Stato, adotti dei provvedimenti a tutela dell'ambiente, a tutela dei lavoratori, eccetera. Quindi è un concetto migliorativo. Però intanto ti sto facendo introdurre nel tuo sistema il rispetto di alcuni presupposti che noi diamo per scontato, per fortuna, ma altrove non sono scontati. Ma quando dico che non sono scontati, dico che non è solo un problema di governo che può non voler, non li impone, non ne chiede rispetto, non li vuole, eccetera, ma persone delle popolazioni. Cioè le popolazioni non hanno, perché è una questione culturale quella, e non è scontata. Cioè il concetto del valore dell'ambiente è un concetto che da noi è arrivato non subito, anzi, vi assicuro, in questo senso appunto dato esperienziale assume rilevanza, che anche soltanto 30 anni fa non c'era questa consapevolezza sul valore dell'ambiente e dell'importanza rispetto della sostenibilità nella produzione. In Europa, in Italia, figuriamoci altrove. Quindi capite come da questo punto di vista io credo che, per rispondere alla domanda, Stati occidentali possono fare e debbono fare soprattutto cercando di utilizzare gli strumenti giuridici. L'Unione Europea può fare molto di più degli altri, può fare più degli Stati Uniti. Perché? Perché l'Unione Europea, e questo è il lato positivo del suo difetto di dover contemperare gli interessi nazionali, è percepita all'estero, e quindi dalla Cina o dal Vietnam, eccetera, in modo molto più positivo degli altri interlocutori, per la semplice ragione che l'Unione Europea non viene configurato come uno Stato, non viene percepito come una appunto imposizione, diciamo dal punto di vista più immediato e anche un po' più, se vogliamo, anche negativo, che invece contraddistingue chi prende delle scelte nell'interesse nazionale. Quindi quando l'Unione Europea mette in un negoziato e poi in un contratto, in un accordo internazionale di libero scambio, una clausola di condizionalità al rispetto dell'ambiente o al rispetto sociale, chi subisce questa clausola l'accetta alla fine, non solo perché gli conviene accettare, ma perché capisce che non è un'imposizione di tipo nazionale. No? Questo è molto importante. Diversamente non l'accetterebbe se fosse imposta dagli Stati Uniti, pur magari negli stessi contenuti. Mi fermo qui, non so se ci sono altre domande. Pare di no.
No, allora non resta che ringraziare il professor Vellano per questa lezione che è stata interessantissima. Varrebbe la pena di approfondire con ulteriori approfondimenti, ma certamente non oggi, sicuramente l'anno prossimo, e questo è il difetto di chi fa delle lezioni interessanti, sarà il problema, sarà richiamato, perché non ce la possiamo perdere anche l'anno prossimo, e lasciare a tutti noi, insomma, la meditazione su quello che sta per succedere, siccome su come stanno cambiando gli equilibri mondiali e cosa possiamo fare per cercare di, una volta si diceva, salvare la moglie e la botte, ma forse questo è un po' troppo. Okay. Grazie mille della vostra ospitalità. Molto, molto, molto piacere di averla incontrata questa volta e spero che si possa ripetere nel futuro. Grazie a tutti e buonasera a tutti, arrivederci. Grazie a voi. Grazie al professor Vegas e anche al professor Vellano. Soprattutto al professor Vellano, ovviamente. Perché sopra che ho parlato di più. A presto, arrivederci.